Ciao a tutte e benvenute sul mio canale. Allora, il video di oggi sarà un video non di presentazione di tutorial, ma bensì della presentazione della tabella di misure del collo cappuccio che ho fatto in un video precedente. Visto che molte di voi mi hanno chiesto ovviamente come potersi regolare con le varie misure per quanto riguarda sia il collo che la parte soprastante del collo cappuccio, appunto. E, allora, io avevo già indicato nel video che avrei posto un video dove presentavo la tabella di misure. E per questo io mi scuso se non l'ho fatto appena subito dopo, semplicemente per una questione di tempistica. E quindi io il video non l'avevo nemmeno ancora registrato, per cui quindi non l'avevo nemmeno postato. E voi giustamente mi avete chiesto come potervi regolare sulle misure, se in centimetri o in giri e così via. E niente, allora io mi sono preparata una tabella. Scusate, mi sono preparata una tabella di misure dove praticamente vi indicherò tutte le varie fasi di misure, partendo da neonato fino a un adulto. Le misure che vi andrò ad indicare io nella tabella che vi ho preparato sono misure che io ho già sperimentato, per cui diciamo che, tra virgolette, potete andare tranquille seguendo questo metodo di misure. E niente, vi ricordo che sono delle misure per il collo cappuccio, praticamente, che ho fatto in un video precedente. Ecco, io vi faccio un attimo vedere. Spero che dall'inquadratura che sto usando in questo momento si riesca a vedere bene. Ecco, io l'ho scritto appunto su una tabella di misure per il collo cappuccio. Allora, per quanto riguarda l'avvio del lavoro, in pratica il lavoro si avvia con un certo quantitativo di catenelle. Quindi noi la lunghezza del cappuccio la dobbiamo calcolare in centimetri. Quindi non ci sono dei numeri specifici di catenelle, cioè quindi non c'è un quantitativo di catenelle. Io non vi andrò ad indicare, non so, 30, 40, 50, 20 o quant'altro per quanto riguarda il numero delle catenelle, ma in centimetri, perché in centimetri così vi regolate meglio, il lavoro viene molto più preciso e vi sarà anche più facilitato. Quindi vi ripeto che la lunghezza della catenella dell'avvio del lavoro va calcolata in centimetri. Allora, se noi vogliamo calcolare, cioè se noi vogliamo lavorare un collo cappuccio partendo da una misura da 0 a 6 mesi, noi dobbiamo lavorare 44 centimetri di catenelle, cioè noi dobbiamo lavorare tante catenelle fino ad arrivare a 44 centimetri, quindi dobbiamo armarci semplicemente anche di 1 metro. Se abbiamo bisogno di una misura da 6 a 12 mesi,
dobbiamo lavorare un quantitativo di catenelle pari a 47 centimetri. Da 1 a 2 anni dobbiamo lavorare un quantitativo di 49 centimetri. Da 3 a 10 anni dobbiamo lavorare un quantitativo di 50 centimetri. Adolescente e donna, dobbiamo lavorare un quantitativo di 56 centimetri di catenelle. C'è una misura anche da uomo, quindi 60 centimetri di catenelle. E questa è la prima fase, praticamente questa è la prima fase che noi dobbiamo adottare per iniziare il lavoro del collo cappuccio. Quindi queste saranno le misure che dovrete adottare per iniziare il lavoro. Io adesso in questo momento non mi trovo presente il collo cappuccio perché è andato già via, l'ho già regalato, quindi non posso farvi vedere un ulteriore aiuto, però voi seguendo il video tutorial del collo cappuccio dall'inizio fino alla fine, fatto in tre parti, vi potete tranquillamente regolarvi adottando questo schema di misure. Poi c'è ancora un'altra tabella che praticamente questa tabella è il calcolo dell'altezza del collo cappuccio, cioè sarebbe una volta realizzato la parte superiore una volta che abbiamo realizzato la parte superiore del cappuccio, quindi io vi vado a fare un piccolo esempio così, no? Questa diciamo è la parte superiore del cappuccio che va indossato in testa. E poi, se vi ricordate, c'è la parte sottostante che va a fare da collo praticamente al cappuccio stesso. Quindi questa misura qua, anche su questa mi avete chiesto come calcolare se in giri oppure no. Allora, questo si può calcolare. Si può calcolare questa parte qua, questa qua del collo, praticamente si quantifica in giri. Si quantifica in giri, però i giri sono personalizzabili, cioè l'altezza del collo, quello che parte appunto da sotto il mento fino alle spalle, praticamente è soggettivo. Allora, se vi piace un po' più corto, un minimo sono 8 giri. Se vi piace un po' più lungo, lo fate di 10 giri, 12, 13, cioè la quantificazione dei giri è soggettiva, come più vi piace. Se volete che questa parte si appoggi soltanto sul collo, se la volete un po' più corta, se la volete un po' più lunga, che si appoggia magari sulle spalle, andate, diciamo, nell'aumentare i giri. Quindi, per quanto riguarda la lunghezza del collo, praticamente è soggettiva. Però, onde evitare magari qualcuna non riesce tanto ad orientarsi sulle misure, anche soggettivamente parlando, allora io per questo vi posso suggerire, magari vi potete aiutare in centimetri, però in centimetri è un po' più, diciamo, laborioso come calcolo di misura. Quindi io vi suggerisco di lavorare questa parte, una volta terminato il cappuccio, questa parte sottostante del collo,
la lavorate come più vi piace. Però vi posso, almeno nel mio caso, vi posso suggerire che le misure, diciamo, per un bambino più o meno dai 3 ai 10 anni, 8 giri sono più che sufficienti di lunghezza, così. Quindi 8 giri sono più che sufficienti. Per l'adulto vanno bene anche 10-12 giri, però vi ripeto, ripete sempre da come voi volete che il collo sia appoggiato e anche dalla comodità, ecco, dalla comodità che più vi piace e ritenete opportuno. Ora, un'altra misura che vi voglio elencare per quanto riguarda l'altezza, ripeto, del cappuccio. Ecco, io ho fatto un altro schemino anche su questo. Ecco qua, vedete? Tabella di misura, altezza del cappuccio. Perché ovviamente noi all'inizio abbiamo un quantitativo di catenelle per stabilire la misura che ci occorre, però giustamente, siccome che il lavoro cresce in altezza, noi dobbiamo quantificare questa altezza nelle misure di cui abbiamo bisogno. Quindi, una volta che voi avete stabilito la misura di inizio del lavoro, vi faccio semplicemente l'esempio. Allora, mettiamo il caso che voi volete realizzare questo cappuccio per un neonato da 6 a 12 mesi. Noi abbiamo a disposizione per questa misura, dobbiamo lavorare 47 centimetri di catenelle. Una volta che noi abbiamo lavorato queste 47 centimetri di catenelle di avvio lavoro, ovviamente noi dobbiamo sapere anche per quanti giri in altezza noi dobbiamo lavorare per realizzare il cappuccio. Quindi, una volta fatto i 47 centimetri di lunghezza di catenelle, per quella misura, quindi noi abbiamo scelto una misura da 6 a 12 mesi, noi da 6 a 12 mesi dobbiamo lavorare 19 centimetri di altezza. Quindi vi vado a ripetere, una volta che abbiamo stabilito la lunghezza dell'avvio del lavoro, dopodiché per realizzare totalmente il cappuccio dobbiamo lavorare in altezza. E io vi ho preparato una tabella con le misure corrispondenti. Quindi, l'altezza del cappuccio per un neonato da 0 a 6 mesi, dobbiamo lavorare tanti giri fino ad arrivare a 17 centimetri. Da 6 a 12 mesi, dobbiamo lavorare tanti giri fino ad arrivare a 19 centimetri. Da 1 anno a 2 anni dobbiamo lavorare fino ad arrivare a 20 centimetri. Da 3 a 10 dobbiamo lavorare tanti giri fino ad arrivare a 22 centimetri. Per adolescente e donna dobbiamo lavorare tanti giri fino ad arrivare a 25 centimetri. E uomo, tanti giri fino ad arrivare a 30 centimetri. Quindi questa è la fase di altezza del collo cappuccio. Ecco qua. Io spero che sia stata abbastanza comprensibile la spiegazione che vi ho dato in questo caso, quindi con queste tabelle che, come potete vedere, sono tabelle fatte a mano, anche queste. Oltre al lavoro, io adotto anche lo scrivere
handmade. Quindi non ho preparato nessuna cosa fatta al computer, ma ho preferito scrivere a mano in quanto poteva essere più, oddio, non è che è più capiente, però ecco, per farvi vedere appunto come lavoro io in questo caso. Allora, io ho praticamente, diciamo, finito di spiegarvi definitivamente le tabelle quali sono e come sono. Spero di esservi stata di aiuto. Se in tal caso qualcosa non vi dovesse essere chiaro anche sulla spiegazione, anche sulle spiegazioni, scusate, non esitate a scrivermi, non esitate a chiedermi. Quindi io sarò lieta e felice di collaborare all'aiuto che mi chiederete. Niente, tutto qua. Quindi chiedo scusa se è passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho fatto il video e non ho postato le tabelle, però dovete sapere che purtroppo io non è che faccio solo questo, io ho tante altre cose che faccio, ho tante altre cose che nell'insieme faccio nella vita, quindi sono una mamma, ho un lavoro e ho la passione dell'uncinetto che a sua volta lo trasmetto a chi ha la mia stessa passione. Tutto qua. Vi ringrazio. In questa occasione ne approfitto per farvi gli auguri di buon anno, che sia un anno speciale, caloroso, pieno di affetto e di amore per tutti. Grazie ancora, un bacio e al prossimo tutorial. Ciao!